ritrovate cattoliche dintorni. Gli immigrati sono sempre più integrati e stanziali nonostante la crisi occupazionale. E questa è la fotografia scattata dal seminario Migrazioni, cambiamento in atto e nuovi scenari. Vediamo insieme il servizio. In un clima mondiale instabile dal punto di vista delle migrazioni, l'Università Cattolica ha deciso di ospitare un seminario sulle dinamiche del fenomeno migratorio in Italia e in Europa, dal titolo Migrazioni, cambiamenti in atto e nuovi scenari. Beh, in questi ultimi anni c'è stato un rallentamento, non solo a Brescia per la verità, e quindi il famoso tetto delle 200.000 unità che era stato raggiunto qualche anno fa in qualche modo è mantenuto, cioè non ci sono stati ulteriori sviluppi in crescita. Nello stesso tempo sta andando avanti però il processo di maturazione, di radicamento sul territorio e quindi di, di cambiamento da quella che era appunto l'iniziale presenza di lavoratori in vera e propria presenza di famiglie, con le seconde generazioni, con se vogliamo anche problematiche di natura diversa, però con, con una prospettiva eh, di, di medio-lungo periodo che in qualche modo fa ritenere che si tratti ormai di un'acquisizione quasi definitiva in termini di popolazione bresciana. In collaborazione con il CIRMIB e Fondazione Ismu, il seminario è stato aperto da Mario Taccolini, delegato rettorale al coordinamento delle strategie di sviluppo della sede di Brescia. Presenti anche il prefetto di Brescia Valerio Valenti, Giancarlo Blangiardo dell'Università degli Studi di Milano Bicocca e Fondazione Ismu e Maddalena Colombo dell'Università Cattolica e direttore del CIRMIB. È una situazione in itinere che gode da una parte del buon lavoro che la Commissione provinciale per il riconoscimento dei, dei diritti della protezione internazionale sta svolgendo e dall'altra dell'attività che grazie alle parrocchie, grazie agli operatori del terzo settore, grazie ai comuni intelligenti si, si porta avanti e cerca di guardare con fiducia a questa estate quando avremo sicuramente un momento di maggiore picco. Gli alunni stranieri nelle scuole medie sono diminuiti. È il primo anno che abbiamo una flessione. In generale sono aumentati dell'1%, quindi non molto diciamo stabili. Ma nelle scuole medie, quindi secondarie di primo grado, sono diminuiti. Forse effetto anche di qualche rimpatrio, di qualche decisione anche di spostamento magari da Brescia verso altre province o altre realtà. Questo non è, eh, non è escluso. Eh, questa è la prima cosa. Invece, eh, altra cosa, eh, i dati sui grandi comuni mettono il comune di Brescia al primo posto per incidenza di eh, alunni stranieri in Italia. Cioè, il rapporto tra gli alunni stranieri e gli alunni italiani, forse per effetto della denatalità che qui si sente più forte, perché se non è cresciuto in particolare il numero degli alunni stranieri può essere diminuito in proporzione a quello degli italiani. Un incontro che mai come in questo momento risulta attuale e fondamentale per capire e affrontare le problematiche delle migrazioni che riguardano da vicino il nostro Paese. Riflettere sul rapporto fra studi letterari e coordinate geografiche, di questo si è parlato durante il convegno Visioni del Mondo. Ascoltiamo insieme questo servizio. Geografia e letteratura come strumenti per comprendere ed interpretare il mondo. Questo è il tema del convegno tenutosi nell'aula magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore il 15 marzo scorso. Un'iniziativa non unicamente bresciana ma condivisa anche dalla sede milanese. Che intende rielaborare il dialogo fra studi letterari e coordinate geografiche. Hanno portato il loro contributo diversi esperti e relatori, focalizzandosi sul rapporto tra studi letterari e coordinate geografiche, attraverso una modalità che indaga tra il vecchio e il nuovo. La tematica dell'identità di nazione, soprattutto nel difficile iter costruttivo del caso Italia, è tra i percorsi d'analisi e di ricerca letteraria di Giuseppe Langella. Una profonda, radicata unità eh, storica o eh, etnica, i patrioti del risorgimento fanno leva proprio su questi confini naturali e quindi su una geografia che potremmo definire patriottica per eh, dare fondamento alla loro eh, richiesta di una unificazione nazionale. E pochi altri paesi sono così ben divisi dal resto delle terre emerse come l'Italia e questo per loro diventa una sorta di destino scritto. I saluti istituzionali sono stati affidati a Mario Taccolini, direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche. Diverse sono state le voci che hanno contribuito alla giornata, curata da Giuseppe Lupo, professore di letteratura italiana e forme delle rappresentazioni contemporanee. La nostra idea è che ci sia un rapporto estremamente diretto tra luogo in cui si vive, quindi antropologia del paesaggio, e eh, scrittura, poesia e narrativa. Riuscire a, a lavorare in questa direzione potrebbe aprire degli scenari finora non tanto indagati. Molteplici le tematiche affrontate, tra le quali lo spazio e il tempo di un paesaggio storico, a cura di Roberta Ferro, l'archeologia delle mappe letterarie, trattate da Gabriele Pedullà, la letteratura e il dialetto, trattato da Franco Brevini, e il tema del viaggio come modalità di studio, nell'intervento di Luca Clerici. Alcuni studiosi hanno cercato di utilizzare la dimensione cartografica per restituire sulla mappa nello spazio, i movimenti dei romanzi, dei poemi cavallereschi, in qualche modo utilizzandolo come strumento integrativo alle letture tradizionali. Gli ultimi 15 anni forse dell'approccio alla letteratura, ma che invece sono antichissimi e che possono essere addirittura ricollegati alla stessa invenzione della stampa, gli ultimissimi anni del 400, primissimi anni del 500. Racconto questa lunga storia dimenticata. Una giornata all'insegna della ricerca, che si pone di indagare i rapporti fra il sapere letterario e i confini geografici, storici e antropologici. Si è svolto in Cattolico un seminario per mettere a confronto strumenti e metodi della storiografia economica europea. In modo particolare sono stati messi a confronto i metodi italiani e spagnoli. Vediamo insieme il servizio. Strumenti e metodi della storiografia economica europea, Italia e Spagna a confronto. Questo è il tema affrontato dal seminario internazionale di storia economica organizzato dal Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche della sede bresciana. Focus sulle nuove prospettive storiografiche della disciplina, con particolare attenzione ai due paesi dell'area mediterranea, quali Spagna e Italia. A introdurre il seminario, Mario Taccolini, direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche, che ha poi lasciato la parola a José Antonio Miranda, professore dell'Università Spagnola di Alicante, che ha proposto una riflessione sulle nuove evoluzioni della storiografia economica spagnola. Noi abbiamo due linee principali: da un lato l'econometria, l'uso di molta teoria economica e anche molta statistica per fare ricerca storica ma invece dall'altro lato c'è un, una crescita molto importante della storia di impresa storia aziendale che è tutta diversa si fa molta ricerca di archivio su fonti dirette penso che che sono molto simile si, si fa Praticamente lo stesso, anche perché la nostra storia è molto simile. E qui troviamo anche questa, questa doppia faccia: di un lato cliometria, molta econometria, e dall'altro storia d'impresa. Ritrovato interesse per gli studi storico-economici, influenzati dalla crisi che interessa anche il nostro Paese da purtroppo ormai diversi anni. Fondamentale quindi analizzare gli orientamenti della storiografia economica italiana alla luce dei suoi più recenti sviluppi. In questo momento c'è una ripresa di attenzione nei confronti degli studi storici economici per il fatto che vivendo in questo momento di difficoltà ormai da sette anni e quindi conoscendo i risvolti di una crisi profonda, si tende ad andare alla ricerca di situazioni pregresse che abbiano presentato condizioni non dico analoghe ma per certi versi paragonabili a quelle odierne. Evidentemente gli storici economici in questo momento sono al centro dell'attenzione di una più complessa varietà di studi di carattere economico che cercano di attingere, non semplicemente in un'ottica schumpeteriana, ma proprio in termini comparativi, in situazioni pregresse realtà che si possano accostare a quella odierna. Gli storici economici italiani in questo momento eh, godono di una fama abbastanza rilevante proprio per la loro capacità analitica in una pluralità di settori e di ambiti. Alla luce delle nuove risorse e delle linee di ricerca approfondite durante il seminario, la storiografia economica risulta una disciplina in continuo mutamento, esemplare nelle due situazioni nazionali approfondite, che fanno capo ad un denominatore comune di problemi e risorse. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre venerdì alle 20.05. Per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.